Ti inventi a fare somigliare la vita, la propria vita, alla vita e ai propri desideri. Un mantra, una provocazione che sta facendo strage anche questa, Quella perché potrebbe sai essere in quante. comparazione col tatuaggio nello stile. Sai quante Sì. persone che proprio a livello di vogliono parlare con me di questa frase, Ma no? sai buffo, perché io sei dato l'ho preso, perché quando facciamo le bozze Di questo libro, bravo, così almeno ne del libro che sta nel parliamo. cofanetto, in realtà rileggendo le bozze, ovviamente era lontana ancora dalla forma, io leggevo una delle ultime cose, che poi è l'ultimo probabilmente Sì, perché capoverso devo mettere gli del occhiali, libro, sì. e parlavo appunto del fatto di smettere, nel senso non credo di poter voler andare oltre In in quella quella direzione, bla bla, o direzione, se no ancora sono libero di smettere se voglio, bla bla bla. E Martina che mi intervista, smettere al top sarebbe una bella mossa da superstar, chissà. Spero che delle nuove idee mi arriveranno in soccorso e di riuscire a far assomigliare sempre di più la mia vita al Il mio mio desiderio. desiderio, ecco. E quando ho letto questa cosa che le avevo detto in una conversazione, ho pensato: se c'è una canzone nuova che io posso aggiungere Come, a certo, a questa questo cosa, a diventi questo inventi, a diventi questi vent'anni inventi, di musica e non credo che deve solo. partire da lì. E Cioè, infatti. e quindi sono partito da lì, ma per ricordarmi che la mia felicità artistica e nella vita deriva solo da quando senti che proprio la tua vita va verso la direzione del tuo desiderio. E che è una cosa complicatissima, è una frase a dirsi facilissima a Però. realizzarti, però secondo me è obbligatorio E provarci, se non ci si obbligatorio. provoca su Ma questo, soprattutto, ma si è non solo. morti, no? Ma anche perché secondo me è un dovere sociale, non solo personale, perché una Vero? persona frustrata È un peso per sé, è ma un persona, soprattutto è un peso per per tutti. altri. Hai ragione, hai ragione, hai Quindi se io cerco ragione. di essere felice e sereno nella mia vita, io faccio un piacere anche a te, perché io Certo. cioè, ti Riusciamo ad comunicherò interagire in una maniera una chiaro. cosa che non è la mia repressione e tu la comunicherai a quell'altro, come invece Chiaro, l'aggressività assolutamente. del semaforo nel traffico alle 7 di mattina in cui tu mi mandi a fanculo e io quell'aggressività e quella violenza Me la porto la dalla comunica. porto e Chiaro, al prossimo semaforo arrivi te e io te la mando addosso a te, chiaro, chiarissimo. sicuro. Canzoni che conosciamo, ma anche io adesso voglio veramente raccontare un po' velocemente cosa c'è dentro questo di 20 in 20, perché ci sono canzoni che conosciamo ma risuonate, ci sono canzoni inedite come questa di cui abbiamo appena parlato, ma anche dei demo. Mi piace molto l'idea che tu abbia deciso di far entrare, di farci entrare, insomma, mi metto anch'io tra Sì. coloro che ti ascoltano con grande attenzione, anche nella. Ancora prima nell'analisi proprio, no? Sì, secondo me è molto interessante il principio, cioè perché tu, ascoltatore, puoi veramente capire quali sono tutti i meccanismi che ci sono alla base della creazione delle canzoni da parte di un Un cantautore, artista, di un certo. artista, cioè anche i suoi errori, nel senso che nel secondo disco, quello diciamo delle rarities, Sì. ci sono canzoni che nel provino avevano un tipo di atmosfera e che poi nella realizzazione del disco si sono completamente trasformate, anche forse peggiorando. Forse no, non sta a me, però comunque in qualche modo in cui proprio l'essenza della canzone sembra veramente diversa, e Capelli, che è la prima, è proprio la più evidente. Cioè, Senza capelli è un Esatto. provino cupo e affranto, la versione originale, la versione quella Che poi che poi abbiamo. avete conosciuto di più, è invece una canzone che appare ironica, eppure il testo è identico. Quindi anche quelle scelte lì da parte di un artista Dimostrano. dimostrano quanto sia a volte delicato un certo tipo di scelte, sbagliate o giuste che siano. Canzoni che era giusto rimanessero in un cassetto perché non erano particolarmente rappresentative del tuo stile, ma in qualche modo invece sono testimoni dei tuoi momenti di gioco in cui tu Esatto. stai in studio e Preparando i cazzeggi, frammenti, ti certo. piace uno strumento, lo stai suonando, ci fai una canzone, però è più una canzone che è legata al tuo momento di divertimento e che è giusto che rimanesse nel cassetto. Canzoni invece opposte.
canzoni che non si sa perché tu in quel momento abbia giudicato e non all'altezza. Ce n'è una appunto, si chiama il primo della lista, Sì, che sì. da quando l'ho fatta ascoltare tutti mi hanno detto sei Infatti, scemo. perché? Sei scemo perché indubbiamente a riscoltarla adesso probabilmente è molto meglio di Ha alcune dignità, ha cose grande che io dignità invece ho pubblicato, però chissà perché in quel momento. ho fatto un errore di valutazione, una valutazione che non la contemplava fra quelle giuste da pubblicare e quindi questo è un altro modo per Per entrare nella farti, sì, dinamica per perversa aprirsi, di no? un artista, no? Quindi è altro. Quindi secondo me, al di là del fatto che siano le mie canzoni, però è ricco, cioè, è un modo di guardare a un percorso di un artista veramente da tutti i punti di vista. Io che conosco bene Nicolò, se non avessi letto velocemente su un'anteprima del libro che si trova all'interno, insomma, di questa versione deluxe di Diventi in 20, non avrei ad esempio saputo che a 20 anni aveva un gruppo che si chiamava 10 PM. Non lo Sì. 10 PM, sì. so, 10 PM, Sì, non lo sapevo nemmeno io, vabbè, vedi? diciamo sì, diciamo che ovviamente io ho pubblicato, noi siamo conosciuti in A realtà, Sanremo. esatto, quando io avevo già 28 anni, quindi evidentemente ho avuto un esordio tardivo, chiamiamolo così, e quindi avendo iniziato a suonare almeno 15 anni prima, puoi immaginare che in quei 15 anni a cui sono dedicati un po' Ah di sì, ah pagine, sì. sono successe delle cose molto importanti, e gruppi vari in cui suonavo, in cui ho in qualche modo piano piano avvicinato a me l'idea del cantautore, perché in realtà prima suonavo, ma lungi da me l'idea di immaginare di potesse essere il cantante, perché non ho le caratteristiche psicologiche del cantante. Non sono proprio umanamente, diciamo, psicologicamente nato per essere un cantante. Faccio molta fatica, come sai, a vivere quella posizione di luce. Sto meravigliosamente dietro a suonare il basso, a scrivere, a programmare. Poi la natura mi ha dato invece un corpo che era giusto Sì. a quello di essere cantante. Quindi io stavo dietro, ma la gente voleva che venissi avanti. Dico, attenzione. E Tu sai che spesso, no? Certo, questo da questo conflitto conflitto nascono continuo, le... e quindi in qualche modo c'è tutto questo racconto che poi probabilmente è alla base di tutta una serie di cose che poi ho scritto. Dopo Certo. un'accettazione di se E stessi, come? Capelli stessa era una canzone sull'accettazione di se stessi e fino ad altre esperienze che poi ho dovuto vivere e comprendere meglio. E come no? Il 26 novembre si festeggia a Roma, Sì. questo insomma sarà, immagino, un momento di Mamma mia. grande gioia e anche però forse quel filo di, no? Di commozione che sta Sì, non ci dietro voglio veramente non ci voglio pensare questi perché sarà. Sì, capodanni. sarà, non lo Però so, sarà importante sì, ma esserci. sarà importante esserci veramente per chi mi ha seguito in questi anni dovendo magari combattere con l'amico che quella sera voleva andare da un'altra parte, lui ha detto, senti, ma c'è il concerto di Fabi, ci vedi? Madonna, ma perché, ma quello dei capelli, oppure, ah, Madonna, che palle, quello fa le canzoni tristi. Perché non essendo mai stato un cantante alla moda, non essendo stato mai particolarmente popolare nel senso proprio Diffusione di pop, diffusione, quindi mi sì. rendo conto che molte persone hanno avuto anche una piccola sofferenza nel non sentirsi comprese nel seguire quel tipo di sensibilità. E invece ritrovarsi insieme a 6.000 persone a cantare il ritornello di Costruire, secondo me per loro, non solo per me, Una ribalta, sarà un eh? momento, Hai dico, visto? cazzo, Era meglio della capito? Roma. Era, capito? Sì, no, bello, bello, mi piace molto. Senti, io ti vorrei salutare con una domanda semplice. Sì. Oggi cos'è la, oggi, cioè, cosa ti fa provare gioia? In questo momento mi fa provare gioia pensare che mi posso permettere di allontanare da tutto questo senza perdere molto. Grazie. Prego.